366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 11 settembre, cieli rosa. La prima colonia permanente su Marte risale al 2050. Una commissione internazionale aveva deciso che il numero ottimale di persone per il pianeta Terra era di 1.200.000.000. Quelli in più dovevano essere inviati in una colonia cosmica. Naturalmente non ci mandavano i più derelitti, ma i più avventurosi. Andavano nel pianeta rosso incontro a un freddo inverno e a una secca estate, con tempeste di sabbia e forti sbalzi di temperatura. Ma avrebbero visto tramonti inimmaginabili, cieli rosa con nuvole bianche, una rarità. Per andare su Marte, a 54 milioni di chilometri, un veicolo con passeggeri impiegava 6 mesi, un cargo 9. All'inizio le astronavi erano sempre due, un cargo col combustibile necessario per l'andata e il ritorno e un'astronave con i passeggeri. Poi si scoprì che Phobos, uno dei satelliti di Marte, era ricco di cristalli di ghiaccio, che opportunamente trattati diventavano acqua, che opportunamente trattata diventava idrogeno e ossigeno, e tanto bastava far da propulsore per le astronavi. Così non ci fu più bisogno di scorte, ci si fermava a Phobos a fare il pieno. E nessuno ricordò più che quel nome significava paura, fobia. Le astronavi divennero piccine e leggere, anche perché non sciupavano più carburante neppure per frenare coi controrazzi. Ora si frenava soltanto entrando nell'atmosfera, protetti dallo scudo termico, l'attrito bastava. Poi si tornava fuori dall'atmosfera e si stazionava in orbita. Non ci sono più stazioni sulla Terra né stazioni su Marte per le astronavi. Oramai sono tutte in orbita e ci si va su e giù con lo shuttle, come col pullman scolastico si corre da casa a scuola. Comunque, non è stato colonizzato soltanto Marte, anche gli altri pianeti del Sistema Solare hanno i loro abitanti. Gli uomini non sono più terrestri soltanto, sono marziani, sono lunatici, sono venusiani. E non fanno altro che pensare al momento in cui diventeranno anche extragalattici. Siamo naturalmente nel 2950. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.